Siamo a Sanremo e siamo nel pieno del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati qui con un paio di auto e uno yacht, in compagnia di Nicolò De De Vitis, che sarà messo alla prova con un gioco per vedere quanto ne sa degli artisti in gara dal palco dell'Ariston. Quello che state per guardare è Guess the Artist. Riuscirà Nicolò in due minuti a indovinare chi sia l'artista che è venuto a trovarci? Inizia ora! Allora, artista misterioso, benvenuto nel nostro programma. Io dovrò indovinare la tua identità. Sii il più sincero possibile, anche se hai da giocarti una sola bugia da dirmi. Farei partire il timer, sei d'accordo? Sì. Andiamo. Sei femmina? No. Hai già partecipato a Sanremo? Sì. Hai partecipato come giudice a un altro talent? No. Sei di Roma? Sì. Ah, sei di Roma. Ottimo. Suoni la chitarra? Sì. Fai rap? No. Sei di Napoli? No. Sei di Firenze? No. Sei di Milano? No. Sei comunque di Roma? Hai più di 30 anni? Sì. Ok, tempo scaduto. Va bene, provo a indovinare. Provo a dire... Alberto Urso. Secondo me è quella stata. Eccolo! Ciao! Sono Alberto, come dici? Grigio, ascolta, io ti ho chiesto se eri di Roma. Io c'era la voce, la potevo dire. Infatti di sì. Porca miseria, vabbè. Come stai? Bene, benvenuto, bello rivederti. Mi levo la giacca, ma mi metto pure io comodo. Perché sei a braccia concerte? Perché sto aspettando le domande. Sei uomo o donna? No, scherzo. Ogni volta però ci penso, lo sai. Come ti senti intanto? Bene, bene. Carico? Sì, tranquillo. Invece una piccola curiosità che ho. Prima di salire sul palco, hai un gesto, qualcosa di scaramantico che fai? Che, o ti porti un oggetto, non so. No, io sai, prima di salire sul palco da sempre tipo devo fare 7.000 volte la pipì. Ok. Cioè proprio prima di salire mi viene andare a fare la pipì. E basta? Mi tengo la pipì. Ok, no, perché di solito si dice che uno quando sale sul palco... No, no, io non c'ho più, no, no. Non c'hai? So, no. Invece che non so, la chiamata alla mamma, la nonna, la zia, qualcuno? No, ma perché poi Sanremo è tutto... ti vengono a prendere... in albergo 3 ore prima e poi vai a morire in camerino, a un certo punto ti fanno resuscitare, ti portano giù, canta e poi rivai da qualche... quindi non c'è nemmeno il tempo di, okay, di realizzare un po' di cose. Adesso che ti sei divertito, adesso tocca a me. Vai. Faccio una prima domanda per provare a metterti in difficoltà. Vai. Il titolo della tua canzone di Sanremo al contrario, letto al contrario. Oddio. Vai, io mi metto qua, in allora, 2 minuti di tempo. Porca troia. O seda... in my cab. Misto da inglese, sì, e arabo. E sai, siamo qua a Sanremo, parlerai tutto il tempo di musica, no? Ok. Però in TV cos'è che comanda, che predomina? La musica e la Q C la cucina. Ah, la cucina, sì. Ok, sai, ma sa tutti... un'altra cosa. No, ok, quello neanche nella vita. Digio, non facciamoci riconoscere. Tu cucini intanto? Se fa bene la carbonara. Oh, prima domanda è: la carbonara, pancetta o guanciale? Guanciale. Ok, guanciale. Perché sennò sai che dallo yacht qua no, tuffo in acqua diretto. L'uovo crudo o cotto? L'uovo crudo. Ah, ecco. Un, cos'è? Io metto uno intero, se tipo siamo in due, metto uno intero e metto tre... tuorli. Ammazza, ma la pepe faccia del colesterolo. Parmigiano, pecorino. Vabbè. Sono una bomba io a fare la carbonara. No, è proprio una bomba quella che ti mangi. Senti, cosa farai dopo il festival? Promozione, esce il disco il 14 che si chiama Nijo appunto, e da lì promozione, poi c'ho a maggio il tour, quindi comincio l'anno. Ma come mai hai deciso di chiamarlo Nijo? Perché Nijo mi chiamano tutti Nijo, esatto, da quando sono piccino, il soprannome, invece di Harry mi hanno sempre chiamato Nijo, invece di Nijotti Nijo. L'ho chiamato così perché volevo, perché rappresenta un po' la mia vita di adesso, parlata in maniera molto semplice, molto colloquiale, molto come se fossimo tra amici al bar. Ok, altro gioco, perché sai qua, non è che ti facciamo annoiare. Ho scelto questi dadi. Conosci questo gioco? No. Infatti sono qua per insegnartelo. Ci sono questi dadi, okay, che hanno delle parole, okay, che è comunque il tuo mestiere. Sì.
Devi farmi una frase di senso compiuto. Se riesci a metterci dentro anche Sanremo, volerei. Vediamo cosa esce fuori. Ok. Vuoi lanciarli tu? Vai. Ci sono soggetto, verbo, complemento, insomma. Allora, è uscito. Tesoro, una vuole della rosa perché Andrea che sveglia. Ti posso togliere un dado. Ok. Ti semplifico. Vai. Ne vuoi eliminare uno? Che? Che? Allora, Andrea vuole della rosa, che non vuol dire niente, però potrebbe vuol dire tutto. Anche. Ok, magari il codice. Sì, bravo, il codice. Scusa, Andrea vuole una sveglia. Un tesoro. Della rosa. Della rosa, sì. Rosa, rosa, nome di nonna. Nome di nonna, bravo, è vero. Vabbè, la prima strofa della prossima canzone? Sì, 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 Andrea vuole una sveglia. Andrea vuole una sveglia perché è tesoro della nonna. C'ha sonno. Perché deve andare? A Sanremo, oh. A Sanremo. Enrico Nigiotti, ciao.